nella puntata di oggi abbiamo deciso di dedicare il video editoriale di apertura all'approvazione da parte del Parlamento della legge che punisce coloro che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha definito ecovandali, e cioè gli attivisti climatici di associazioni come Extinction Rebellion e Ultima Generazione, che richiamano l'attenzione sull'inerzia dei governi nel combattere il riscaldamento globale con delle azioni dimostrative, come ad esempio buttando vernice lavabile sui monumenti. Ora Bianca, si tratta di azioni che possono piacere o non piacere, ma ricordiamolo, comunque sono azioni che non hanno mai provocato danni irreversibili ai monumenti colpiti. Si tratta in fondo di vernice lavabile che può andare via con dell'acqua. Nonostante questo, però, lo dicevamo da qualche giorno, le pene per chi protesta in questo modo sono aumentate, tanto da prevedere anche il carcere fino a 5 anni. Allora, il video editoriale di apertura di oggi in questa puntata di Rapporto Mondo è dedicato a questo ed è a firma di Sergio Ferraris, caporedattore di Ecofuturo Magazine. Ascoltiamolo. Il governo ha varato a larghissima maggioranza il cosiddetto provvedimenti anti-ecovandali. D'ora in poi chi imbratta un monumento con vernici assolutamente innocue e in maniera assolutamente pacifica per protestare contro l'ignavia dei governi, della politica internazionale, specialmente del nostro governo, rispetto ai cambiamenti climatici, rischia la bellezza da 1 a 5 anni, oppure da 10.000 a 60.000 euro di multa. Tenete conto che chi sversa materiale radioattivo viene punito con il carcere da 2 a 6 anni. È evidente la sproporzione. Con questo provvedimento si vogliono colpire le legittime proteste dei giovani verso l'ignavia da parte della politica e del governo italiano circa i cambiamenti climatici. Ma attenzione, si lede anche un diritto costituzionale, che è il diritto alla protesta. Questo governo vorrebbe in generale delle proteste asettiche, assolutamente inconcludenti, che non colpiscano l'opinione pubblica, e per questo motivo che cosa usa? Usa il carcere. Benissimo, anzi, molto ma molto male. La speranza è che il Presidente della Repubblica, Mattarella, non firmi questa legge che va ad attentare a uno dei diritti fondamentali della nostra Costituzione, quello di protestare in maniera pacifica, non violenta, ma efficace, come fanno i ragazzi di Ultima Generazione o di Extinction Rebellion da qualche mese, in maniera assolutamente legittima, perché protestare per la questione dei cambiamenti climatici in realtà significa protestare per il futuro di tutti noi.